La Pordenone Gorizia di 178 km con quasi 2700 metri di dislivello complessivo è la tappa regina del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia. Alla partenza dal capoluogo della destra Tagliamento si sono presentati in 163 con Champoussin in maglia gialla. Lungo il percorso, arrivando a Udine e salendo sulle Prealpi a nord della città, il gruppo ha trovato pioggia battente che ha disturbato non poco l'andamento della corsa. Sul primo GPM a Cima Porzus il primo a transitare è Buitrago Sanchez della Cinelli, davanti a Radice e a Mattia Bais, portacolori del Cycling Team Friuli. Sulla seconda, più importante salita di giornata a Castelmonte, davanti c'è Einer Rubio dell'Aram Veius, uno che da queste parti ha già vinto nel 2018 in cima al Monte Matajur. Entrati nel territorio del Collio Friulano, i tre corridori si sono avvantaggiati sul resto del gruppo. Paolo Totò della San Gemini, l'ex maglia gialla Matteo Jorgensen e lo stesso Bais. Al primo passaggio da Gorizia, il trentino del Cycling Team Friuli rompe gli indugi e se ne va da solo, arrivando a un primo e 17 secondi di massimo vantaggio sugli inseguitori, tanto da prendersi, almeno virtualmente, il primato della classifica generale. A quel punto si scatena Champoussin, che in discesa al secondo passaggio sul San Floriano riduce da solo il gap, arrivando al ridosso di Bais. Quest'ultimo resiste fino all'ultimo metro, quando viene infilato dagli inseguitori. Nella volata sul rettilineo di Piazza Vittoria a Gorizia festeggia Francesco Felice della General Store, autore di una volata imperiosa nella quale si è tenuto dietro Simon Pellot della IAM e Kevin Colleoni della BS Carrera. Con Francesco Di Felice, il vincitore della terza tappa del 55esimo giro internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, sesta perla stagionale quest'oggi, la più importante. Sì, sesta vittoria, questa è la più importante essendo una corsa internazionale e niente, sono contentissimo, penso di aver fatto un bel numero oggi anche perché era la tappa più dura e sono contento, ecco. Tu eri tra i primissimi ad andare in fuga e l'hai portata fino alla fine, te sei l'unico che sia riuscito ad arrivare a Gorizia della fuga iniziale e poi che arrivo perché in prima posizione. Sì, sono l'unico della fuga iniziale che è arrivato all'arrivo, ho resistito al rientro di Champoussin e gli altri insomma della generale e niente, sono orgoglioso perché insomma ho tenuto bei corridori di spessore, è andata bene.